13:10:2024, buongiorno con energia giornaliera di cosa potrebbe parlare questa giornata. Buona domenica a tutti. Allora, questa giornata in realtà ha due possibilità, siccome abbiamo il giorno 13, energia della morte, rinascita, di trasformazione, di cambiamenti, un'energia abbastanza forte, trasformativa, che non sia mai di essere fermi, bisogna fare un qualcosa, trasformare un qualcosa, proprio i pensieri, emozioni, azioni, parole, ma abbiamo Coda Karmica Imperatore. È una coda karmica abbastanza tosta quando una persona non vuole in negativo trovare compromessi, quando qualcuno toglie la mia libertà, vado subito contro. Nel centro abbiamo energia numero 8, energia della giustizia, quando voglio che sia così giusto, per me è così giusto e non c'è una via d'uscita. Sappiate che oggi è importante trovare compromessi, oggi è importante essere bilanciati con le proprie parole, azioni, con tutto il mondo e con se stessi. Allora, giornata di oggi vi dà veramente due possibilità: o una trasformazione di qualche situazione, qualche rinascita di un progetto vecchio, rapporto, amicizia, cioè che vuol dire? Vuol dire che dovete essere bravi oggi nell'essere giusti con voi, ma anche mettersi nei panni degli altri, essere giusti con gli altri. C'è la possibilità di trasformazione, c'è una possibilità di ricominciare un qualcosa però diversamente in una relazione. Nel lavoro di trovare compromessi, tra virgolette, oppure c'è la possibilità di definitivamente terminare un rapporto, potrebbe essere che la vostra parola potrebbe guarire un qualcuno oppure accidere. In positivo abbiamo energia numero 17, stella, ottimo, farsi vedere, farsi notare, far vedere le proprie capacità, possibilità, essere puri con ciò che fate. E 9 in negativo, non chiudetevi dentro e non passate questa giornata autodistruggendosi.